Un saluto a tutti gli amici di Fly TV. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo lo chef Giuseppe. Buonasera, Giuseppe. Buonasera a tutti, ciao Marino, buonasera a te. Grazie per avermi invitato. Grazie a te. Oggi noi parleremo, anzi inizieremo un nuovo percorso di una serie di ricette, ma che ne parlerai tu, intitolato I piatti terrazzani di Foggia, giusto, chef? Ce Esatto. ne vuoi Sono i piatti parlare tipici. qualcosa? Un accenno? Allora, i piatti che vi presenterò sono piatti tipici della tradizione foggiana, quindi pugliese, però nello specifico della mia città Foggia e della provincia, la Capitanata. Sono piatti proprio tradizionali, derivano dalla nostra cultura, dei terrazzani, quindi il foggiano, lo storico foggiano, abituato a coltivare, ad arare, ad allevare e quindi produce e cucina ciò che ha fatto nel suo terreno, nel suo allevamento. Chef, sei pronto per cucinare? Mettiti ai fornelli? Prontissimo, prontissimo. Sono già pronto. Benissimo, ti aspettiamo tra poco in cucina. A dopo. Sono Giuseppe Scarlato, pugliese, precisamente di Foggia. Oggi sono qui in compagnia del mio caro collega Antonio Palumbo di Monte Sant'Angelo. Vi presenteremo un piatto tipico locale, il famoso torcinello, o in versione XXL che farà Antonio, il cosiddetto cazzo marro. Non è altro che un involtino fatto con interiora, quindi quinto quarto, avvolto nell'omento, quindi nella rete di maiale, e ulteriormente avvolto nelle budella di maiale. Questo piatto nasce dalla tradizione tipica, tradizione locale, appunto dalla mancanza di proteine animali che non erano per tutti. Quindi il feudatario ricco del territorio mangiava la parte nobile dell'animale e scartava il quinto quarto, quindi polmone, cuore, fegato, tutte le parti che non erano privilegiate. Queste parti di animale venivano quindi non buttate, ma venivano mangiate dalle persone meno abbienti. Da questa tradizione poi si è evoluta fino ad arrivare ai giorni nostri come un piatto prelibato, quasi privilegiato. Tutti i ristoranti del territorio, radicati appunto nella tradizione locale, ne fanno utilizzo. Oggi presenteremo quindi la versione mini, il torcinello, che può anche essere visto come un nuovo street food, quindi la tradizione che diventa innovazione. E poi l'XXL che farà Antonio, quindi una versione più grande, e verrà cotta prima in padella, quindi per iniziare a far perdere gli umori, e poi successivamente in forno. Bisogna precisare che qualsiasi piatto che può essere di minestra, di primo o di secondo a Foggia, nel territorio foggiano, ha come base la patata. La patata è il tubero per eccellenza nella cucina della Capitanata, specialmente di Foggia. Allora iniziamo con le preparazioni. Qui abbiamo un mix fatto da cuore, polmone e fegato, aromatizzato con canestrato pugliese, quindi un nostro pecorino, prezzemolo, aglio e pepe bianco. Fatto questo, si inserisce questa farcia, questa massa, sull'omento, che non è altro la rete di maiale. La rete di maiale è sempre stata usata in tempi passati per sigillare tutto ciò che deve essere cotto all'interno di una padella o in un forno. Infatti l'omento ha questa caratteristica, è sia grassa ma un collagene, inoltre dà molto sapore. Facendo questa tecnica tutti gli umori, i sapori rimarranno all'interno, in più la rete distribuirà durante la cottura il grasso, l'untuosità, la golosità che ha appunto la carne di maiale. Quindi abbiamo fatto dei fagottini, li chiudiamo a mo' di involtino, sigilliamo prima le parti laterali per non far fuoriuscire il prodotto, poi lo avvolgiamo e lo chiudiamo su se stesso e creiamo questi mini involtini. Mentre Antonio sta facendo la versione maxi, del cosiddetto cazzo marro. Ecco qui, siamo pronti. Adesso il tutto verrà avvolto da budella di agnello che sono state aperte, lavate con del sale grosso varie volte in acqua, fino a quando l'acqua non diventa bella pulita e limpida. Successivamente sono state messe in ammollo per 2 notti in acqua
al 50%, con il restante 50% aceto e limone, appunto per eliminare il sentore animale del budello e renderlo meno viscoso. E in questa modalità, nel momento in cui verrà avvolta, non sfuggirà alla manualità, quindi ci sarà una velocità nell'arrotolarlo e sarà molto più facile per chi dovrà confezionare questo prodotto. Io mi faccio una versione mini. Una volta fatto questo, ci prepariamo sempre il tutto e poi lo accompagneremo con delle patate aromatizzate, con una panure fatta di pane raffermo, prezzemolo, aglio e pecorino, o canestrato pugliese, come si vuole utilizzare. Come vedete, Antonio ha una grande manualità, perché negli anni ne ha fatte centinaia, se non migliaia. Questo piatto viene, ecco, fa parte quindi dei famosi piatti da strada. Ogni regione d'Italia ha i suoi piatti tipici da strada, i famosi adesso street food. Però questa cultura del mangiare in strada è una tradizione di ogni città del sud Italia. Devo finirlo tutto qua. Sì. Nel frattempo vado a preparare le patate. Siamo andati avanti con le preparazioni prima, vi abbiamo fatto vedere la manualità di questo prodotto, però Antonio ha preparato un bel vassoio già di torcinelli e cazzomarro. Però per il video abbiamo preferito far vedere anche la manualità. Allora, fatto questo l'adagiamo sempre sul vassoio. E tagliamo le patate. Allora, voglio iniziare con la cottura in padella. Sì. Facciamo i Sì, facciamo i piccolini. Il grande lo passiamo direttamente in forno. Le patate. Le facciamo spicchi. Cosa gli serve? Olio. Sì, andiamo con le patate e dopo voglio dire l'altra. Sì. Ok, e andiamo con sulle patate questa panura che dicevo, fatta appunto con pane raffermo, pecorino, prezzemolo, aglio e pepe. Iniziamo la cottura in padella. Un po' d'acqua che aiuta a velocizzare la cottura. Quindi, come avete visto, si è utilizzato la parte di scarto, tra virgolette, dell'animale. Quindi la rete di maiale, oramai non più utilizzata da nessuno, le budella e poi l'interiora. Con l'interiora potremmo fare anche la foggia, si chiama il soffrittino. Non è altro che appunto un soffritto fatto sempre col quinto quarto di animale,
con l'aggiunta di aceto e di peperone. È un piatto più estivo, tra virgolette, perché appunto con lo spring di acidità rende il piatto più fresco. L'acidità poi sviluppa la salivazione e quindi invoglia sempre a mangiare. Come vedete, l'acqua inizia ad andare a bollore, quindi fa scaricare l'umore del torcinello e inizia a cuocere anche la patata, che rilascia l'amido e crea quell'amalgama ottima per il piatto. Dopodiché 4 minuti, 4-5 minuti a fuoco vivo, si passa il tutto in forno. Noi siamo andati avanti con le cotture appunto per farvi vedere il piatto completo e abbiamo già la versione cotta, la versione maxi, la XXL. Eccola qui. Ce lo impiattiamo. Questa è la versione cotta. Qui. Quindi abbiamo le patate aromatizzate, belle croccanti, e il calzomaggio. Grazie di tutto. Arrivederci. Wow, chef, che piatto! Veramente meraviglioso. Grazie mille. Ascoltami una cosa, abbiamo molti telespettatori che sono contenti di aver visto questo piatto e che ti seguono, però per chi non ancora ti conosce, dove ti possono trovare? Sui social? Allora, come tutti, sì, sui social, quindi Instagram, Facebook, ormai è lo storico Facebook. Ho lì la mia pagina dove pubblico ogni tanto i piatti da me sviluppati. Peccato non poter sentire l'odore. Guarda, dopo che ho assaggiato questo piatto, chef, veramente, guarda, ho la pancia. Sono contento. Voglio ringraziarti, chef. Quindi sui social, a quale nome devono, cosa devono digitare? Giuseppe Scarlato. Giuseppe Scarlato, vogliamo ringraziarti di essere stato qui con noi, ricordando anche ai nostri telespettatori che lo chef è membro della Federazione Italiana Cuochi. Un saluto a tutti gli amici di Fly TV, grazie per averci visto questa ricetta meravigliosa del nostro chef, i piatti terrazzani di Foggia. Ciao! Grazie a tutti!